Ora vediamo come si svolge l'esercizio numero 5. Riconosci le misure espresse in modo sbagliato e riscrivile correttamente tra parentesi. Cominciamo per esempio con questa misura, 0,450 più o meno 0,453. Dobbiamo riconoscere se è scritta nel modo giusto o nel modo sbagliato e eventualmente correggerla. Le regole per scrivere le misure nel modo corretto sono due e vanno sempre applicate in questo ordine. Prima si deve aggiustare l'incertezza, prima regola, e soltanto dopo, seconda regola, si deve aggiustare il valore della misura. Prima regola, l'incertezza deve avere una sola cifra significativa. Seconda regola, la misura deve avere gli stessi decimali dell'incertezza. Cominciamo quindi con la prima regola nell'ordine, quindi dobbiamo cominciare sempre dall'incertezza. Questa incertezza non ha una sola cifra significativa, ma ne ha tre. Lo 0 non è significativo perché è prima, però 4, 5, 3 sono tre cifre significative. Quindi dobbiamo toglierne 2, dobbiamo sopprimere il 53 e siccome sopprimiamo un 5, la cifra 4 slitta a 0,5. Quindi 0,453, sopprimo le ultime due cifre e arrotondo per eccesso, quindi l'incertezza diventa 0,5. Ora sì che ha una sola cifra significativa, il 5. Adesso vado a sistemare la misura. Quante cifre decimali ha l'incertezza? Una, il 5. Decimali, stavolta stiamo parlando di cifre decimali. Invece la misura ne ha 3 di cifre decimali, deve averne una. Quindi devo togliere le ultime due cifre, siccome sopprimo un 5, arrotondo per eccesso, e quindi anche la misura diventa 0,5. 0,5 più o meno 0,5. Ora sistemiamo quest'altra misura, cioè 45,0 più o meno 4,8. Cominciamo con la prima regola, 4,8, l'incertezza. Quante cifre significative ha? Ne ha 2. Quante ne deve avere? Una sola. Quindi sopprimo l'8 e il 4,8 diventa 5. Ora ha una sola cifra significativa. Passo alla seconda regola, quindi devo sistemare la misura. La misura ha una cifra decimale, 45,0, e invece deve avere le stesse cifre decimali dell'incertezza. L'incertezza non ha cifre decimali, perché non ha la virgola, e quindi anche la misura non deve avere cifre decimali, quindi devo togliere questo virgola 0. Arrotondo semplicemente per difetto e ottengo 45 più o meno 5. Ultimo esempio, 0,9 più o meno 0,08. Applico la prima regola e mi chiedo quante cifre significative ha l'incertezza, deve averne una sola. E infatti ce n'ha una sola perché 0,0 non sono significativi e quindi l'incertezza è a posto, ha soltanto l'8 come cifra significativa, quindi la lascio così com'è. Seconda regola, la misura ha gli stessi decimali dell'incertezza e adesso l'incertezza ha 2 decimali. La misura ha 2 decimali? No, ne ha uno solo. Allora deve aggiungere uno 0. E così anche la misura ha 2 decimali, 0,90 più o meno 0,08. Quindi riassumendo, l'incertezza deve avere una sola cifra significativa ed è così. La misura deve avere gli stessi decimali dell'incertezza, 2 decimali, 2 decimali.